Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi video acquisti di ottobre. No, scusate, video acquisti di novembre. Scusate, video acquisti di novembre. Partiamo subito perché ne ho abbastanza, quindi partiamo subito. Allora, il primo è Diabolik numero 11, vincitori e vinti. Ecco qua, copertina. Costina, quarta di copertina con Eva e Diabolik. Leggiamo qualche credito. Allora, soggetto Gomboli e Pasini, sceneggiatura Altariva, disegni Muscatiello, lettere Inventario Bologna, Retini Vasco e copertina Michele Buffagni. Ecco qua, non vi sto a parlare tanto dell'albo perché ho fatto il video, quindi andate a vedervi il video. Io l'ho preso anche con il calendario insieme, a chi interessa andate a vedervi il video, eh? Mettiamo in cascina il Diaboli. Poi passiamo a Giulia, le avventure di una criminologa, il ragazzo del fiume. Anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo a chi interessa. Numero 278, copertina, costina, quarta di copertina con uno speciale, chi interessa, da libreria. Vi leggo semplicemente i crediti. Allora, soggetto Giancarlo Berardi, sceneggiatura Giancarlo Berardi e Maurizio Montero, disegni Lorenzo Bovo, copertina Cristiano Spadoni, lettere in Valentina Peirano. Eccola qua, copertina di Spadoni, veramente, veramente bella. Guardate che stupenda, veramente bella questa copertina. Anche di questo vi ho fatto il video. Se vi interessa andate a vederlo, non sto a spiegarvi tutta la faccenda. Mettiamo in cascina anche Giulia. Poi passiamo a Zagor, numero 200, 727, Il castello del vampiro. Copertina, costina, quarta di copertina con lo Zagor più che è uscito, a chi interessa. Leggiamo i crediti. Allora, i crediti sono soggetto sceneggiatura Jacopo Rauch, disegni Walter Venturi, copertina Alessandro Picinelli, lettere Alessandra Belletti. Ecco qua la copertina, guardate che bella, di, come già ho detto adesso, già non mi ricordo più. La copertina di Alessandro Picinelli, veramente bella, anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo a chi interessa. Ti interessa? Andate a vederlo, non sto a spiegarvi. Comunque, bella copertina, mettiamo in cascina anche Zagor. Poi passiamo ai Guerrieri della Tundra, Tex numero 733, copertina, costina, quarta di copertina con il Super Tex, che devo ancora leggerlo. Magari quando leggerò vi farò un video. Leggiamo i crediti. Allora, soggetto sceneggiatura Mauro Boselli, disegni Giovanni Bruzzo, copertina Claudio Villa, lettering Luca Corda. Ecco qua, bella la copertina di Claudio Villa, anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo a chi interessa. Ah già, non vi ho detto il prossimo numero, giustamente, però vabbè, ho fatto il video. Il prossimo numero sarà il 734. La campana nella nebbia. Ecco qua, mettiamo in cascina anche Tex. Poi passiamo a Martin Mister, i grandi enigmi di Martin Mister, detective dell'impossibile, numero 381. Anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo a chi interessa. Copertina, costina, quarta di copertina con la fiera della Sergio Bonelli che fa 80 anni. Vediamo i crediti. Allora, i crediti sono testi di Enrico Lotti e Alessandro Mainardi, disegni di Alfredo Orlandi, copertina Giancarlo Alessandrini, colori di Alessandro Musillo, grafica Alfredo Castelli, lettering di Riccardo Riboldi e il frontespizio di Carlo Verardi. Eccolo qua il frontespizio, guardate che bello.
Bellissimo. Faccio anche vedere il prossimo numero, non sto a spiegarvi tutto perché sennò il numero 382, che il titolo sarà Gli spiriti del Natale. Ecco qua, guardate che bello, Gli spiriti del Natale. Bene, mettiamo in cascina anche Marte in mistero. Poi passiamo a un altro numero che è Tex Willer, il mio amico Ut. Vi ho fatto anche il video di questo, numero 37, copertina, costina, quarta di copertina con il prossimo numero, che ve lo dirò dopo. Leggiamo i crediti. Allora, soggetto e sceneggiatura Giorgio Giuffredi, disegni Fabio Vandambrini, copertina Maurizio Dotti, lettering Luca Corda. Faccio vedere il frontespizio. Guardate che bello, non sto a spiegarvi perché come ho detto vi ho fatto il video. In quarta di copertina c'è lo speciale Tex Willer, eccolo qua, vedete Tex Willer. E qua c'è il prossimo numero che sarà Il prezzo della libertà, numero 38 dal 18 dicembre. E mettiamo in cascina anche Tex Willer. Poi passiamo all'ultimo albo del mese, che sarebbe Nathan Never, numero 366, che anche di questo vi ho fatto il video. Il titolo è Mr. Perfect, ecco qua. Copertina, costina, quarta di copertina con Nick Rider, che ho preso e dopo vi farò il video di Nick Rider. Lo tengo per ultimo, così lo tengo per ultimo e vi faccio il video. Devo ancora leggere, vi faccio il video. Leggiamo i crediti. Allora, soggetto e sceneggiatura Michele Medda, disegni Guido Massala e Elena Pianta, copertina Sergio Giardo, lettering Valentina Peirano. Ecco qua la copertina, non sto a spiegarvi perché ho fatto il video. Faccio vedere il frontespizio, eccolo qua, e poi c'è il prossimo numero che sarà il numero 367 Olympus, eccolo qua, Olympus, a chi interessa. Benissimo, mettiamo in cascina anche Nathan Never. Poi passiamo, volevo fare un video degli speciali che ho acquistato questo mese qua, che voilà, uno è lo Zago Magazine, che è dal 1961 al 2021 La Grande Avventura. Ecco qua, copertina, costina e quarta di copertina con qui tutte le storie che ci sono, vedete, ecco. Adesso dirvi i crediti, vediamo un po' i crediti qua. Allora, ecco qua. Allora. Allora, ci sono tra Ventura, allora Zago, soggetto e sceneggiatura di Moreno Burattini, disegni di Arturo Lozzi, lettering di Riccardo Riboldi, la prima. Poi la seconda che è il bracciale di pelle, soggetto e sceneggiatura Jacopo Raut, disegni di Walter Venturi e lettering di Riccardo Riboldi. L'ultima avventura è l'avvoltoio. Soggetto e sceneggiatura Guido Nolitta, disegni di Giuliano Galliano Ferri, colorazione GF Comics. Ecco qua, vi faccio vedere le prime tavole, dove c'è qua due amici in una capanna. Qua c'è un po' di rubriche da leggere, vedete. Vedete un po' di rubriche. Qua inizia la prima storia, la palude del Moiala. Moiala, testi Burattini, disegni Lozzi. Ecco qua, questa qua, vedete. Vedete? Andiamo avanti, guardate che belle tavole che ci sono. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qua
Poi ci sono altre rubriche, vedete? Altre rubriche. Altre rubriche. Vediamo se c'è qualche altra storia. Ecco qua c'è un'altra. Antefatto. Vediamo un po'. Titolo. Ecco qua, il bracciale di pelle. Qui c'è la seconda storia, il bracciale di pelle. Testi di Rau, disegni di Venturi. Ecco qua. Avanti, vediamo se c'è ancora qualcosa. Ecco qua c'è l'altra storia a colori, l'ultima, che è l'avvoltoio. Ecco qua l'avvoltoio a colori con qualche tavola dentro, vedete? Qualche tavola. La trappola, qui c'è anche un altro titolo, la trappola, vedete un'altra storia. Poi si arriva alla fine. Allora, qui alla fine. Ecco, benissimo. Mettiamo in cascina anche lo Zagormax. Poi ho preso Le grandi storie Bonelli, Zagor. Fratelli di sangue, eccolo qua, fratelli di sangue, copertina, costona, guarda di copertina con il prossimo numero che sarà gli Invincibili, con Tex, vedete gli Invincibili, guardate. Benissimo, andiamo a vedere la sceneggiatura. Allora, soggetto e scrittore Mauro Boselli, disegni Carlo Raffaele Marcello. Copertina Alessandro Picinelli, lettering Omar Turi a cura di Mauro Boselli. Ecco qua il frontespizio. Vedete? Frontespizio. Guardate qua all'inizio, che bella mappa. Veramente bella questa mappa qua. Ci sono un po' di rubriche. Vedete un po' di rubriche. E qua si parte subito con la storia, fratelli di sangue, ecco qua, devo ancora leggere, non ho ancora letto, ecco qua, fratelli di sangue, ecco qua, fratelli di sangue. Le belle tavole. Benissimo, e poi vi faccio ancora vedere il prossimo numero che, come vi ho già detto, è Gli Invincibili in edicola dal 3 marzo. Allora, e mettiamo anche via Le grandi storie Bonelli. Poi ho acquistato il Tex Color di 5 storie complete, 160 pagine. Il numero 20, non l'ho ancora letto, quindi non so dirvi niente. Vediamo qua. Allora, La terribile banda. Soggetto Marco Becchere. Sceneggiatura Mauro Boselli. Disegni Guido Massala. Colorazione Matteo Vattani. Lettering Luca Corda. Ecco, qua c'è la prima storia, vedete? A colore sembra molto bello. Vediamo qualche tavola all'interno di questa prima storia. Guardate che spettacolo! Non l'ho ancora letto, quindi non so niente. Guardate, bella storia. Che tavola, veramente ben colorato, eh? Ma gli ultimi Tex Color sono fenomenali. Poi abbiamo la seconda storia, che è la voce, no,
funerale assieme. Ah, ne ho saltata una. Aspetta un attimo. Ne ho saltata una. Aspetta. Se vuole, ancora sono troppo. Ecco qua. La seconda storia è La voce del muto. Soggetto sceneggiatura Diego Caielli, disegni di Mauro Giannin, colorazione Virginia Chiabotti, lettering Omar Tui. Ecco qua le prime tavole, veramente bello. Certo che la colorazione è stupenda. Guardate qua. Guardate che colorazione, ragazzi. Che colorazione, stupenda, guardate, guardate che colorazione, wow, che colorazione, molto bella. Poi, qua invece c'è la terza storia che è il funerale a Sierra. Allora, soggetto Gesù Claudio Nizzi, disegni Rodolfo Tonti, colorazione Erika Bendazzoli, lettering Omar Tuis. Ecco qua le prime tavole, abbiamo qualche tavola all'interno. Wow. Veramente uno spettacolo, veramente ben colorato, questo colore veramente ben colorato, mi è piaciuto molto. Andiamo a vedere la prossima storia che sarà Memorie di un soldato, soggetto sceneggiatura Emanuele Mosca, disegni Fabrizio Russo, colorazione Erika Bendazzoli, lettering sempre Omar Tuis. Ecco qua le prime tavole, guardate, veramente bello. Andiamo avanti. Vediamo qualche tavola all'interno, ben colorato, questo veramente bello. Bello, guardate qua. Uno spettacolo. Andiamo a vedere, guardate qua che belle colorazioni. Veramente belle, queste cose qua. Veramente belle. Andiamo avanti. Poi vediamo l'ultima storia che è La lama del rasoio. Allora, soggetto sceneggiatura Pasquale Ruju, disegni Marco Torricelli, colorazione Oscar Celestini, lettering Omar Tuis. Guardate che bella, veramente è uno spettacolo. Andiamo avanti, vediamo qualche tavola all'interno. Che tavola all'interno, vediamo un po' cosa c'è. Non spoilerarvi troppo, ecco qua. Ecco qua qualche altra tavola, poi io direi di finirla qua. Qui in quarta di copertina c'è il Super Tex Oklahoma, qua dietro ci sono le storie complete, oggi non vi ho fatto vedere la copertina. Copertina, costina, quarta di copertina con le 5 storie, vedete? Ecco qua. Bene, mettiamo anche in cascina il color text. Poi avevo preso anche lo Zagor più i racconti di Darwood. Ecco qua il numero 3, il raduno dei trapper. Ecco qua, copertina, costina, quarta di copertina con il prossimo numero sarà L'acqua che urla. Ecco qua. Vediamo un po', allora, ci sono diverse storie. Allora, il raduno dei Trappers, soggetto sceneggiatura Moreno Burattini, Luigi Mignaco, Luca Larca Montaglini, Marcello Bondi, Diego Paolucci. Disegni Stefano Volantini, Walter Trono, Arturo Lozzi, Antonella Vicari, Luca Dell'Uomo. Lettering Alessandra Belletti, Omar Tuis, copertina Alessandro Picinelli. Copertina Alessandro Picinelli, veramente bello, guardate qua. Qua c'è da qualche tavola all'interno, ecco qua c'è la prima storia. Vedete?
la prima storia. La prima storia, eccolo qua. Andiamo a vedere la seconda storia. Già seconda storia questa. Qua non si capisce. Questa a me mi sembra già la seconda storia, però. Oh, che cavolo. Aspetta un po'. Aspettate un attimo. Devo capirci qualcosa, perché. Perché mi faceva qualche tavolo. Veramente, veramente bella, eh? Qui qua c'è l'altra storia. Mi sono perso un po', ragazzi. Ho qua altre tavole. Ecco qua. Lo squadrone maledetto. Ecco qua c'è un'altra storia. Lo squadrone maledetto. Testi di Bondi, disegni di Vicari. Vediamo qualche tavola all'interno. L'ultima storia, dove è andata? L'ultima storia, ecco, l'ultima storia è La miniera dei fantasmi, testi Paolucci, disegni dell'uomo. Ecco qua, c'è ancora qualche tavola all'interno. Ecco qua qualche tavolo all'interno, veramente bello. Ecco. E poi qua, guarda di copertina al prossimo. Mettiamo in cascina anche Zagorpio. Per ultimo, volevo farvi, che mi sono dimenticato di prenderlo, ed è proprio questo. Eccolo qua. Il mitico, una serie nuova, che comunque è una serie che è uscita tanto tempo fa, ed è proprio Nick Rider. Eccolo qua, io ho preso il primo numero perché sinceramente non ho mai letto Nick Rider, e quindi volevo vedere un po' com'era, se mi piaceva, se non mi piaceva, non lo so, io non l'ho mai letto Nick Rider. Qui c'è la monetina di Nick Rider, andiamo a vedere qua. Qua c'è la sovracoperta, vedete, c'è la copertina, vedete, di Kyle, qui c'è scritto il numero 1, io regalo la medaglia di, ecco, regalo la medaglia, vediamo questo, e vediamo un po' questo Nick Rider, che io non ho mai visto, quindi il numero 1, 30 anni dopo, Nick Rider, le nuove indagini. Ecco qua, guardate che bella copertina, costina, e quarta di copertina con la fiera di... la fiera della Bonelli. Allora, vediamo qua. Soggetto sceneggiatura Claudio Nizzi, disegni Giovanni Fraghieri, copertina Rosario Rao, lettere Omar Turris. Ecco, qua c'è una, ecco qua c'è una piccola rubrica da leggere, vedete, qua c'è il frontespizio. Adesso andiamo a vedere un po' di tavole all'interno. Ecco, vedete, qua c'è una rubrica che si chiama La pistola gialla, mi sembra molto interessante da leggere, vedremo un po'. Poi c'è il titolo 30 anni dopo, io è il primo albo che leggo di, che ho preso di Nick Rider, non ho mai letto niente, quindi sono curioso poi di vedere come, di cosa parla, di cosa tratta, perché per il momento non so nulla. Spero che sia bello. Ecco qua, spero che sia bello, non ho mai letto nulla. Non ho mai letto nulla, quindi vediamo un po'. Non ho mai letto nulla.
Vediamo un po', vediamo qualche altra tavola all'interno, vedete, molto molto bella, molto molto bella. Ecco. Altre tavole. Guardate che bello questo incidente qua con questa macchina, guardate. Bello, le tavole già mi piacciono. Le tavole già mi piacciono. Le tavole già mi piacciono molto. Le tavole mi piacciono. Benissimo, vediamo il prossimo numero, che sarà il numero 2 in edicola il 23 dicembre, agguato al porto. Benissimo, signori, cosa dirvi? Vi ringrazio, vi saluto, continuate a iscrivervi al canale, il canale sta crescendo, condividete questo video con i vostri amici, io vi saluto, vi ringrazio. Non perdetevi i nuovi video che farò, attivate la campanellina e cosa dirvi? Al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao.